fortecce di pasta leonessa con carciofi, calamaretti e mandorle tostate. Ecco, iniziamo a preparare la salsa. Puliamo i carciofi. I carciofi, una volta puliti, devono essere messi subito in acqua con l'aggiunta di un antiossidante. Quindi la cosa che vi suggerisco è prendere una ciotola con dell'acqua fredda e mettiamo dei gambi di prezzemolo. I gambi di prezzemolo contengono acido folico ed è quello che evita l'ossidazione dei carciofi. Ricaviamo la nostra julienne e riponiamo i carciofi in acqua. Ecco, in una padella precedentemente riscaldata aggiungiamo un filo d'olio. Allora, mettiamo uno spicchio d'aglio, lo possiamo mettere sia in camicia oppure pelato. Preferisco metterlo pelato e schiacciato in modo tale che il gusto dell'aglio riesce a distribuirsi meglio. Lo rosoliamo, mettiamo anche un ramoscello di timo e lo lasciamo rosolare con l'olio extravergine e l'aglio. Come potete notare, i carciofi rimangono bianchi. Li aggiungiamo all'olio e l'aglio senza lasciarli aggredire. Intanto andiamo a pulire i calamaretti. Calamaretti freschi. Togliamo la parte centrale, il cosiddetto stecchetto. Questi sono i nostri calamaretti puliti, li andiamo a tagliare a listelli. Non facciamo il classico calamaro tagliato a rondelle come si utilizza per la frittura, ma lo tagliamo a julienne sottile, in questo modo. Andiamo in padella, sul fuoco, i carciofi risultano belli appassiti. A questo punto togliamo l'aglio, che è bello rosolato. Togliamo il rametto di timo, aggiungiamo i nostri calamari puliti e tagliati ed aggiungiamo l'acqua di cottura della pasta. Assaggiamo la pasta, al di là dei tempi di cottura che troviamo scritto sul packaging, per me la pasta va sempre assaggiata proprio per poter stabilire se è veramente al dente. Quindi suggerisco di scolare la pasta al dente e finirla in padella ancora per qualche minuto. Nel frattempo andiamo a tostare le nostre mandorle. Una padella calda, mettiamo le mandorle senza grassi in modo tale da lasciar sprigionare l'olio della frutta secca. Saltiamo così. Le teniamo ben tostate. Le raffreddiamo su una teglia e le teniamo in mise en place. Ecco, vi suggerisco di finire la cottura della pasta con un coperchio sul tegame in modo tale che il profumo rimane tutto quanto in un modo ermetico. Poi togliamo la padella dal fuoco e andiamo ad aggiustare il gusto di sale, pepe e un filo d'olio extravergine di oliva. Le paste vanno lasciate sempre morbide. Il nostro olio extravergine di oliva. Mettiamo un po' di basilico al julienne. Ho spezzettato con le mani, ancora meglio, il basilico non deve mai vedere la lama del coltello, altrimenti si annerisce. Dei pomodori tagliati a metà, giusto per dare una nota di colore al piatto. Un po' di pepe in mulinello. Ed impiattiamo la nostra pasta.
Per finire, delle mandorle tostate, una foglia di basilico, un filo d'olio e le nostre cortecce con carciofi, calamaretti e mandorle tostate.